Non voglio fare qui l'elenco dei nomi e di amici, perché qui siamo per ricordare Fabio Poleghi. E per ricordarlo occorre fare qualche piccola considerazione sulla carriera del fotogiornalista. Financial Times all'inizio dell'anno ha pubblicato un elenco di lavori e professioni secondo l'indice di gradimento e secondo i risultati. Il photo reporter, fotografo di conflitti sociali, era al 483° posto, quindi era tra gli ultimi 20 di gradimento. E questo pone delle domande. Pone delle domande perché, diciamo, perché Fabio ha scelto di fare questo lavoro? Non è certo andato per cercare denaro facile, non è andato per la gloria, non è andato per scaricare adrenalina, lo conosciuto molto bene, non è andato per avere dei favori o dei premi, appartiene a quelle persone che scelgono una professione e si innamorano del contenuto della stessa. Però mi sono chiesta perché tante persone, tanti giovani vengono da me e mi chiedono: voglio fare fotografo di guerra. Ricordo Giancarlo, morto in Cambogia, e era fotografo a 22-23 anni, era bravissimo a fotografare le attrici e alla fine riuscì a diventare un celebre fotografo di guerra, ma morì a 33 anni in Cambogia. Ricordo invece il nostro caro amico Paolo Pellegrin, che era già affermato non nel campo della guerra, che dice: grazie, fammi andare in Kosovo, fammi andare in Kosovo, ed è diventato ed è uno dei migliori fotografi di guerra contemporanea. E mi ricordo Christopher Morgan, suo fotografo vivente, che per 27 anni ha solo fotografato la guerra, finché i suoi figli gli hanno detto: papà, non andare più in guerra, perché Jesse Eliamo 25 aneva, e James Matthew diceva di lui: non so come fa a essere vivo, correva mentre sempre le pallottole lo sfioravano. Ma ci sono delle risposte, secondo me. Un grande della fotografia, Philip John Griffiths, in un'intervista di circa 2-3 mesi prima di morire, alla domanda che gli dicevano: perché tu fotografo di fronte alla sofferenza, al dolore, qualcosa che succede, fotografo invece che andare a soccorrere, perché fai questo mestiere? E allora lui rispose: ma io sono come un chirurgo, vedo, faccio la diagnosi con le mie fotografie, faccio, spero che poi le cose cambino, poi torno, sviluppo le foto, le guardo, mi commuovo prima di andare e mi commuovo dopo essere andato. Un'altra risposta è forse la poesia di Tom Gunn, così bella sulla fotografia, che aveva dedicato a Robert Mapplethorpe, che diceva che la fotografia taglia la verità con un coltello. Una poesia veramente stupenda. E infine c'è un'altra cosa: quando presento con pressa la galleria di Carlo Sozzani a Milano, c'è sempre un libro. L'ultimo anno c'era una frase molto, molto bella che diceva: grazie per farci vedere queste foto, io queste cose non le conoscevo, fatelo ancora. E quindi forse questo in parte risponde, ma da parte mia aggiungo anche una cosa. Ci sono la televisione, i giornali, pur mettendo tantissime fotografie, usando tantissime fotografie, lentamente scivolano sempre nella ritrattistica più di quel che siamo, di come siamo. Varie cose, la privacy, questo, quell'altro, ci impediscono di vedere certe volte come siamo, quindi abbiamo bisogno di questi fotografi.